Sienna Miller, Bradley Cooper. E un attore americano che viene da Andria, Riccardo Scamarcio. Sono Alessandro Antinori, movie player. E volevo chiedere quello dei reality di cucina, i TV show che parlano di cucina, è un fenomeno in Italia così come negli Stati Uniti. Volevo sapere se Bradley è un fan di questo tipo di programmi, se li guarda, se li è guardati dopo aver letto la sceneggiatura di questo film e se secondo lui gli autori, chi ha scritto questo film, aveva bene in mente di cavalcare l'onda del successo di questi programmi di cucina che tanto piacciono sia in Italia che negli USA. Grazie. Ricordiamolo che, appunto, visto che l'hai citato, il film è stato scritto da Steven Knight, che conoscete come sceneggiatore della Promessa dell'Assassino, ma anche come regista di Locke. First of all, thank you for having us. Hello. I grew up a huge fan of cooking shows. When I was a kid, there were two shows. There was The Frugal Gourmet, and there was Julia Child, and that was about it. But I used to watch The Frugal Gourmet all the time. And I did actually, besides the training that we all did, a tremendous amount of training, I did happen to watch a lot of documentaries and movies about cooking. The most sort of revealing one was a BBC documentary called Boiling Point that followed Gordon Ramsay when he was in pursuit of his third Michelin star. It's fascinating, and it is the sort of pioneering piece of television that I think everything else grew from, because it was the first moment where the audience got to peek behind the curtain of what a restaurant that's at that level of a Michelin star restaurant, what actually goes on, the drama, the intensity, the comedy, and that's what really caught on. That's what when the infection started, and now we have whole networks dedicated to it. But I'm a huge fan of Kitchen Nightmares and all that kind of jazz. I just find it endlessly fascinating. Ma io sono cresciuto guardando programmi di cucina. Ce n'erano due in particolare, Frugal Gourmet e Gene Chine. Io soprattutto guardavo Frugal Gourmet, mi piaceva tantissimo. A parte tutta la formazione che abbiamo fatto, che abbiamo seguito, nel senso che ci hanno insegnato moltissimo gli chef, io ho guardato molti documentari, uno in particolare della BBC che si intitola Boiling Point, che è stato un documentario, è stata una trasmissione televisiva che in un certo senso ha fatto da apripista a tantissime altre, perché ha seguito Gordon Ramsay mentre tentava di farsi assegnare la terza stella Michelin, ed è stato un qualcosa di completamente innovativo, perché è stata la prima volta che il pubblico ha avuto l'opportunità di dare una sbirciatina dietro le quinte, di andare a vedere cosa succedeva veramente in cucina, quindi andare a vedere quello che era l'intensità, il dramma, la passione, e questo è quello che ha fatto presa, e da lì che poi sono partite tutte queste varie trasmissioni, dove da lì che si è diffusa poi l'infezione, al punto tale da creare intere reti televisive dedicate alla cucina. Io comunque ne ho guardate tante e mi sono sempre piaciute. Sì, ovviamente ieri sera non ho cucinato io. No, ma vabbè, in quanto italiano, no. Cioè, appena sono arrivato ho detto, vabbè, ma che facciamo qui? Usiamo tutto questo burro? E ho detto, no, vabbè, allora faccio una cacio e pepe, così magari abbiamo fatto una festa a un certo punto, alla fine delle riprese, dove a casa di Bradley abbiamo veramente tutti gli attori, ci siamo incontrati e abbiamo cucinato insieme a questo punto, per noi, non per il film. Questo un po' per dire che quello che ha detto Bradley è vero, ed è stato per me molto importante, insomma, chiaramente trovandomi in un cast, in una lingua diversa dalla mia, poter lavorare con degli attori del loro calibro, però sentirmi veramente, ecco, really welcome, capito? Mi hanno veramente messo a mio agio,
ed è stata una cosa questa che è nata in maniera così spontanea, poteva anche non succedere, però ecco, loro in quanto Bradley, in quanto protagonista, e Sienna è sempre così, mi capita anche a me nei film italiani di lavorare con attori che magari hanno parti più piccole e di essere, come dire, di fare gli onori di casa. È una cosa molto importante questo discorso che ha fatto, su che vale quanto è forte l'anello debole. Il cinema è un lavoro di gruppo e quando viene fatto così, poi insomma il risultato si vede. Com'era il cacio e pepe fatto da Riccardo? No. Bless you. You know, we've been asked on the press tour often who's the best cook, and we all say hands down it's Riccardo. E a tutti, spesso ci è stata fatta questa domanda nel corso del nostro tour di promozione del film, chi fosse il cuoco migliore, e tutti abbiamo risposto Riccardo. Grazie, buongiorno, Marco Alocci, MariaViews.it. E innanzitutto volevo fare i complimenti per il film e una domanda rivolta a Bradley e Sienna. E voi avete avuto già una collaborazione in American Sniper, e rispetto a questo film ci ho visto un collegamento tra i due molto particolare. Lì il rapporto psicologico era tra la guerra e la casa, qui è tra la vita e la cucina. Volevo sapere come avevate preparato questo rapporto, questa storia d'amore, e in generale come si sono evoluti i vostri personaggi. Grazie. You know, obviously they were really different projects. We had a really profound experience making American Sniper, I think because it was a true story and it felt so loaded, but at the same time, I think creatively one of the greatest experiences of our lives. And then to go off and do something completely different, suddenly we're in a kitchen. He's obviously just able to transform in a way that very few actors are. That's why he's one of the best in the world. And it was really fun to be doing something completely different, to be suddenly chefs in a kitchen, slightly schizophrenic, you always say, but it's true. But I can't really, am I going off on one? No. But a great experience nonetheless. And the bond between these two characters, you know, it's a different type of relationship. They're both kind of closed and they open each other somehow. And I thought that was an interesting thing to examine. Beh, ovviamente si tratta di progetti estremamente diversi. L'esperienza che abbiamo avuto nel realizzare American Sniper è stata un'esperienza veramente molto profonda, anche perché quella è una storia vera, quindi molto carica, molto piena. E quindi è stato bello poter andare via e affrontare una cosa completamente diversa, un progetto completamente diverso. E devo dire che Bradley si è veramente trasformato come fanno in pochi, ed è per questo che lui è veramente uno dei migliori attori. E quindi è stato veramente bello e divertente intraprendere un progetto completamente diverso, da calarci nel ruolo di chef. Questo è un po' il lato schizofrenico della recitazione. Comunque è stata veramente un'esperienza fantastica, grandiosa. E il rapporto, il legame fra questi due personaggi, beh, è un legame, un rapporto molto diverso. All'inizio sono molto chiusi e poi piano piano, nel corso del film, si aprono l'uno verso l'altro. Quanto invece è stato di ispirazione lo chef Gordon Ramsay nel tuo ruolo? Se c'è stata questa ispirazione. Grazie. Marcus Waring is the chef who created all the plates that you see in the movie, and it was his brigade that was there every day. He was behind the monitor watching every move, and I would constantly ask him to actually go through and do certain things and watch his behavior. And so many of the tiny little aspects of the character, turning, using the other side of the spoon to taste the food before the service starts, how to use the back of your finger to test the fish's warmth, all those things, what you explain to the servers right as they're taking it out into the main room, that was all Marcus. But for me personally, in my preparation, I got to work very closely with Gordon Ramsay, and a lot of
things that I looked at, a lot of the documentaries and the hours of television were focused around what he did along with Marco Pierre-White, who also was is a three Michelin star chef. And I got to work in one of Gordon's restaurants, Gordon on Hospital Road, with Claire Smythe, who's a three Michelin star chef, and observed their service. But the character himself, Adam Jones, is a creation of Stephen Knight, not at all based on Gordon Ramsay. But I definitely took a lot from what he shared. I mean, he's gone through what it, you know, the tortures of waiting for that phone call to come and the verdict to be sentenced upon your restaurant, whether you get 3 stars or not. I mean, I learned a lot from him and him sharing those experiences. Marcus Waring è stato lo chef che ha creato tutti i piatti, tutte le portate che vedete nel film. La sua brigata è stata quella che è stata costantemente presente ogni giorno sul set ed è stato lui che io ho osservato, guardato molto da vicino, a cui chiedevo di mostrarmi i movimenti e molti dei dettagli, molte delle piccole cose che vedete nel film sono cose che vengono da lui, che ho visto fare a lui, per esempio il fatto di utilizzare la parte dietro del cucchiaio per assaggiare il cibo prima che venisse servito, che venisse portato in tavola, oppure l'utilizzare questa parte del dito per sentire quanto fosse il calore del pesce, o tutta una serie di minuzie, di dettagli, di elementi del movimento che io ho preso, che ho imparato da Marcus. E tra l'altro lui è stato presente, è stato molto, molto utile nella preparazione. Io comunque ho avuto modo di collaborare con Gordon Ramsay molto da vicino e molti dei documentari che ho guardato, che ho studiato per prepararmi, molte delle trasmissioni televisive sono appunto incentrate su Gordon Ramsay, su lui, ma anche su Marco Pierre-White, che è un altro chef stellato con 3 stelle Michelin. Tra l'altro, per quello che riguarda Gordon, ho avuto modo anche di lavorare in uno dei ristoranti, i suoi ristoranti, guidato da Claire Smythe, che è anche lei una chef stellata con 3 stelle Michelin. Il personaggio di Adam Jones però è stato creato dal sceneggiatore Steve Knight, senza nessun collegamento con Gordon Ramsay. Sicuramente quello che ho preso molto da lui, che è stato anche molto importante, è anche il fatto di essere tormentati, di essere torturati da questa telefonata che non arriva, da questa sentenza che sta per essere messa nei confronti del tuo ristorante: ti daranno le 3 stelle Michelin, non te le daranno. Quindi questa condivisione, quest'ansia è stata una cosa che io ho condiviso, che ho imparato da lui.